Attilio Caia e Walter De Raffaele, che qui si salutano, due coach che si stimano moltissimo, l'hanno detto anche nella conferenza della vigilia, ma che curiosamente non si sono affrontate molte volte in carriera, mentre qui vediamo il roster dell'Umana Reyer Venezia, ci sarà l'esordio di uno dei nuovi acquisti, che è Martinez e Ciodas, che non aveva giocato nella prima giornata. Adesso per questa giornata c'è Julian, non c'è Julian Stone. Ecco qui Walter De Raffaele a colloquio con il presidente Federico Casarin. Dicevo di Caia e De Raffaele, che si sono affrontati per la prima volta soltanto nella stagione 2016-2017, la prima da head coach alla Reyer di De Raffaele. E per cui vediamo anche lo starting five, il quintetto di Venezia, con Philip Tonut, Karalampopoulos, Michel Watt da 5 e Jeff Brooks da 3-4. Mentre mi devo correggere, ovviamente, perché non è l'esordio per Ciodas, poi ne parleremo, visto che non ha giocato contro la Fortitudo. Qui il roster di Reggio non c'è, come detto, Andrea Cinciarini, che starà fuori per due settimane. Ci sono volti nuovi che abbiamo già visto anche contro la Fortitudo, è sicuramente un po' più corta la Una Hotels rispetto alla Umana Reyer. Qui Attilio Caia, che è alla seconda stagione a Reggio, la prima, diciamo così, dall'inizio della stagione, lui che è entrato in corsa lo scorso anno dopo l'esonero a marzo di coach Antimo Martino. Qui il quintetto di Reggio Emilia con Brian Crawford insieme a Stephen Thompson in cabina di regia, Justin Johnson e Olisievicius sono gli esterni e Michael Hopkins è il centro della squadra di Attilio Caia. Eccolo qui Stephen Thompson Jr., nato a Los Angeles nel 1997 e proveniente da una grande stagione con la Stella Azzurra Roma in Serie A2. Per lui 21 punti e mezzo di media a partita, oltre a 5.4 rimbalzi e 2 assist. Gli arbitri sono Manuel Mazzoni di Grosseto, Gianluca Capotorto di Palestrina e Federico Brindisi di Torino. E adesso è davvero tutto pronto ormai per cominciare questa sfida alla Unipol Arena, dove entrambe le squadre poi vorranno tornare dal 18 al 21 di settembre per le Final Eight. Andrea Cinciarini vicino alla panchina, che se non potrà essere della partita. Avete visto anche Bruno Cerella dall'altra parte, che di Cinciarini è stato compagno all'Olimpia Milano per alcune stagioni. Insieme hanno vinto anche uno scudetto nel 2016. Michele Vitali, che ha iniziato alla grandissima la sua esperienza con Venezia, un giocatore meraviglioso soprattutto per quanto riguarda l'efficienza che riesce sempre a dare in campo. Con la Fortitudo 13 punti in 19 minuti, con 4 su 5 dal campo, 2 su 3 da 3 e 2 su 2 da 2 punti. Insomma, parliamo di un giocatore che anche ai giochi olimpici con la maglia azzurra ha fatto benissimo, 11 minuti e 4 di media con 3 punti, 2.5 rimbalzi e un assist, ma soprattutto proprio una efficacia sempre in campo quando è chiamato in causa, che ormai è un suo marchio di fabbrica. È tornato in Italia proprio questa estate dopo un'altra esperienza all'estero, al Bamberg in Germania, Bamberg che è diventata un po' una colonia italiana dopo gli arrivi di Melli, anche di Hackett, e insieme a Melli in panchina c'era coach Andrea Trinchieri. Proseguita quindi poi con Michele Vitali, che però è tornato in Italia. Qui un altro ex Milano come Jeff Brooks alla sua seconda partita in maglia Reyer, per lui poco spazio lo scorso anno all'Olimpia. Avrebbe dunque ritrovato Andrea Cinciarini, lo ritrova però quantomeno in panchina. Qui Attilio Caia, che non si era detto molto soddisfatto della preparazione fatta dalla sua reggiana, però insomma la prima partita direi che è andata molto bene visto il risultato di più 13 in casa della Fortitudo. E adesso dunque siamo pronti, c'è anche Stefano Tunut chiaramente in campo, l'MVP dello
scorso campionato e uno dei protagonisti assoluti insieme a Simone Fontecchio dell'Italia ai Giochi Olimpici. Si parte con il primo possesso della partita che è per l'Umana Reyer Venezia, si prende subito questo tiro, lo manda subito a bersaglio, tiro che è da tre punti da parte di Tariq Philip. Lo scorso anno al Tofas Bursa in Turchia, un nativo di Brooklyn, classe 93, prima stagione in Italia. Qui si prende la linea di fondo e segna il primo canestro per la reggiana anche Bryant Crawford. Venezia adesso dall'altra parte con Jeff Brooks in punta, si muove Tonut che alla fine riceve contro di lui, c'è Thompson, alla fine Tonut scarica ancora per Brooks, si muove il pallone sotto per Mitchell Watt e non è mai una cattiva idea, alla fine lo scarico ancora fuori per Brooks, stanno scadendo 24, Brooks con un tiro forzato che non trova il fondo della retina e allora ancora reggiana con il pallone con Bryant Crawford, si muove Stephen Thompson, alla fine si va da Arthur Strautins, ma Misievicius che trova benissimo Michael Hopkins, classe 93 di Hyattsville nel Maryland. Adesso Brooks ha tanto spazio per questo tiro a tre punti che però non va a bersaglio, il secondo errore consecutivo di questo suo inizio di partita. Palleggio adesso ancora con Crawford che in qualche modo prova una bella parabola e un bel canestro. 6-0 di parziale, di controparziale iniziale dopo la bomba messa a segno da Tariq Philip. Allora ancora Venezia con Stefano Tonut, lo scarico ancora per Philip che si sente anche questa e manda anche questa a bersaglio. 2-2 da tre punti per iniziare la partita in meno di due minuti per Tariq Philip, prodotto di West Virginia University dove è uscito nel 2017. Adesso Olisevicius va sotto da Michael Hopkins, il fallo è di Vasilis Karalampopoulos, spinge dunque il primo fallo della partita. Karalampopoulos, nato a Egaleo nel 97 e è stato compagno tra l'altro di Michael Bramos quando aveva appena 15 anni nel 2012 al Panathinaikos, e si è detto infatti nella sua presentazione con la Reyer molto, molto contento di ritrovare il fenomeno e simbolo di questa Reyer che speriamo di rivedere prestissimo in campo. Crawford, bello il suo ribaltamento di campo per il tiro da tre punti sbagliato da Justin Johnson allo scadere proprio della cronometro di 24. Ancora Philip, vietato dargli spazio adesso per la difesa di Reggio. Tonut prolunga il palleggio, alla fine scarica per Jeff Brooks, una finta, poi lo scarico per Calalampopoulos, il palleggio, l'arresto e il tiro pulitissimo di Tariq Philip. Mamma mia che inizio di partita per il numero 12 della Reyer, che aveva segnato 6 punti in 24 minuti con la Fortitudo. Ecco, adesso sono passati 3 minuti e 5 secondi, ne ha già segnati 8 sugli 8 della Reyer, quindi il 100% rispetto meravigliosamente all'inizio di partita. Il canestro a 3 punti di Stephen Thompson Jr. che riporta avanti Reggio. Partita veramente bellissima in questi primi 3 minuti e mezzo scarsi che vi stiamo raccontando su Discovery Plus. E time out chiamato da Raffaele che è subito parecchio agitato, guardatelo, bello carico subito il coach, due volte campione d'Italia nel 2017 e 2019 oltre che vincitore della Coppa Italia nel 2020 appena prima dello stop per il Covid di un anno e mezzo fa, e anche nel 2018 della FIBA Europe Cup, tra l'altro vinta contro Avellino in finale. Qui anche Attilio Caia piuttosto agitato, sono comunque fasi della stagione, siamo all'inizio, agli albori della stagione in cui gli allenatori tendono sempre a farsi sentire in maniera importante perché è qui che deve iniziare, diciamo così, la mentalità che poi la squadra deve portarsi dietro, oltre che chiaramente il gioco dal punto di vista prettamente tattico.
quello che si deve portare dietro una squadra lungo tutta la stagione, quindi è chiaro che gli allenatori insistano molto sui loro concetti. Poi è chiaro che una squadra come Venezia, che anche quest'anno ha confermato 8 giocatori, è diciamo più solida, magari già più pronta rispetto ad altre squadre, penso banalmente a Reggio Emilia, che comunque ha avuto 5 conferme rispetto allo scorso anno, mentre qui c'è un fallo difensivo della Reggiana. Però è comunque, per chiudere il discorso, una fase in cui gli allenatori devono assolutamente farsi sentire per imprimere i loro concetti alla propria squadra. Rimessa un po' difficoltosa che alla fine trova le mani di Mitchell Watt, si va da Stefano Tonut e si apre Tariq Philip, che ha un po' di spazio, alla fine decide per l'extra pass, ancora per Tonut da lontanissimo, sbaglia il tiro, a rimbalzo si lotta e alla fine la prende Olisevicius, che ha anche spazio per il tiro a tre punti in transizione, segna anche Olisevicius e dunque porta sul più 4 Reggio Emilia, che ha iniziato molto bene da tre punti fino a questo momento in partita, 2 su 3. Adesso il pallone che arriva a Jeff Brooks, statistica che però era sbagliata, 3 su 3 da 3 punti, infatti non 2 su 3, il pallone scaricato adesso, gran giocata qui ancora per favorire Michael Hopkins, il centrone di 2,06 m lo scorso anno al Cedevita Olimpia Lubiana, qui falla in attacco di Tariq Philip. Dunque sporca questo suo inizio perfetto di partita fino a questo momento. Eccola qui la bellissima palla di Olisevicius e l'appoggio al vetro vincente di Michael Hopkins, mentre esce Charalampopoulos, il greco. Lo scorso anno l'Olympiacos dove ha giocato 10 partite di Eurolega, giocatore che può, comunque giovane, ma che insomma ha già fatto vedere di avere grande talento, ce l'ha anche Osvaldas Olisevicius, altra tripla per Reggio, 4 su 4 in questo inizio per la squadra di Attilio Caia, che adesso scappa via sul più 9 ed è ovviamente il massimo vantaggio in questa partita, dentro anche Michele Vitali, che qui però fa subito un errore, gran palla poi per Justin Johnson, che non riesce a tenere in campo il pallone dopo il lancio da quarterback di Brian Crawford. Qui Olisevicius che ci pensa un attimo, poi tira, anche qui ci pensa meno probabilmente, perché esce con i piedi a posto sull'uscita dopo i blocchi e sgancia anche questa bomba, per lui già 6 punti con 2 su 2 da 3. E ottima partenza della Una Hotels Reggio Emilia. Palleggia adesso per Tariq Philip, si muove e riceve Michele Vitali, si va da Mitchell Watt, il solito movimento di Watt che è spesso e volentieri incontenibile, qui sbaglia il semigancio con la mano mancina e allora Reggio con Olisevicius, che però lontano dalla palla c'è un fischio, fa un attacco, Caia si arrabbia moltissimo con il direttore di gara, avete visto è entrato anche Victor Sanders per Venezia, qui non è chiaramente fallo di Olisevicius ma è un fallo lontano dalla palla, credo di Justin Johnson se ho sentito bene lo speaker, dentro anche Mazzola, Valerio Mazzola alla Reier dal 2018. Vitali qui da Philip, la palla per Mitchell Watt che non riesce a trovare il pallone, o meglio trova il pallone, poi rischia di perderlo, riesce non so come tenerlo in campo, tocca però Olisevicius che va a schiacciare in campo aperto Osvaldas Olisevicius, mamma mia che inizio di partita, sono già 8 i suoi punti e prende al primo posto dei marcatori di questi primi 6 minuti dall'altra parte Tariq Philip. Ma straripante avvio davvero di Olisevicius, qui fallo su Mitchell Watt fischiato a Stephen Thompson, qui guardate ruba anche il pallone e poi si vedeva che avrebbe voluto schiacciare, poi come quasi con nonchalance torna in difesa, ma ha fatto una grandissima giocata e difensiva e offensiva e lancia sul più 11 Reggio Emilia, che ha
tramortito un po' la Reyer, che forse non si aspettava un avvio così convinto e solido nella squadra padrone di casa questa sera. Victor Sanders, il neo, l'altro neo arrivo di Venezia, lo scorso anno l'avete visto a Trento, e qui in qualche modo dopo il fallo trova un canestro che è baciato letteralmente dagli idee del basket. La palla è stata sul ferro per circa un quarto d'ora, tanto che di fatto ho iniziato un discorso e ne ho finito un altro, piano piano, piano piano, piano piano, e poi alla fine dentro, e sblocca un pochettino in questa fase la Reyer dopo un parziale di 10-0 di Reggio Emilia. Qui sbaglia però il libero Victor Sanders, e allora palleggio di un altro neo entrato come Leonardo Candi, che sbaglia subito un passaggio. Poi Mitchell Watt ha avuto anche tempo per, scusate, Sanders ha avuto anche tempo per provare a tenere in campo questo pallone, non ci è riuscito. Qui intanto rivediamo il suo gioco di prestigio con una dose di fortuna notevolissima, ma comunque gioco di prestigio rimane. Candi adesso marcato da un altro nuovo di questa partita come Andrea De Nicolao, in qualche modo Lisievicius, questo non può entrare categoricamente, sempre per rimanere parlando di idee del basket. Adesso il palleggio fermato da Andrea De Nicolao, si va fuori con una gran palla per Mitch Vitali, che sbaglia il tiro sulla gran palla di Mitchell Watt. Candi riceve in transizione, va da Baldirossi che ha tutto lo spazio del mondo, sbaglia però il primo tiro da tre punti per Reggio. Da 5 su 5 si va a 5 su 6, però è un tiro molto ben preso comunque da Filippo Baldirossi, che aveva tutto lo spazio per poter sganciare. Lui che ha il tiro da tre punti nel proprio repertorio, così come Mohamed Diouf, appena entrato in campo, ha la stoppata nel proprio repertorio. Grandissimo gesto atletico del classe 2001, nato in Senegal a Dakar, ma arrivato già da diversi anni nel nostro paese. Qui Candi dal gomito, tiro difficilissimo per Leonardo Candi, di nuovo più 11 per Reggio Emilia, che sta giocando una grandissima partita in questi primi 7 minuti e 30 secondi di questa terza giornata della Discovery Plus Supercoppa dalla Unipol Arena. E adesso prova un pochettino a rimettere a posto le cose ancora Victor Sanders, però si intersardisce in questa situazione, riesce in qualche modo a scaricare per Mitch Vitali. 3 secondi però stanno scadendo, i 24, infrazione di passi per Mitch Vitali, l'ho elogiato ampiamente nel prepartita per la sua efficacia, non ha iniziato al meglio sicuramente questa gara, anche un problema al gomito come vedete anche dalla fasciatura per l'ex giocatore di Bamberg, Sassari, Brescia e Andorra tra le altre, fratello di Luca Vitali. Mentre c'è il primo timeout chiamato dalla Reggiana, anche se in una situazione insolita, diciamo così, visto che aveva appena perso il pallone Venezia che ha perso 4 palloni, soltanto 2 quelli persi invece da Reggio Emilia. Reggio che vede gli 8 punti di Osvalda Solisevicius, oltre ai 4 di Hopkins e 3 di Thompson, dall'altra parte gli 8 di Tariq Philip e i 2 di Victor Sanders. Soltanto per Venezia, che ha iniziato forse in maniera un po' troppo soft questa partita. Qui rivediamo infatti gli unici canestri dell'Umana, quasi tutti 8 su 10 firmati da Tariq Philip, qui in panchina in questo momento insieme a Valerio Mazzola. Però dicevo, una Reyer che forse anche non si aspettava questa prontezza di Reggio Emilia dal punto di vista anche fisico, atletico e mentale, mentre Mitch Vitali parla con Andrea De Nicolao. Mohamed Diouf, avete visto, dopo la grande stoppata, giocatore che è in grande crescita anche lo scorso anno e che è una delle armi più pericolose di questa Una Hotels. Intanto il palleggio, l'arresto, il tiro dal gomito sbagliato da Brian Crawford. E allora Sanders ha tantissimo spazio, se lo prende tutto, sbaglia però, e la conclusione di Nicolao dopo il rimbalzo di Baldirossi lo scippa letteralmente. È entrato in campo anche Arthur Strautins insieme
meglio insieme. Dall'altra parte Austin Day, che qui vedete inquadrato e che gli viene subito, a cui viene subito sporcato il pallone. Si andrà dunque con la rimessa per Venezia. Qui Baldirossi non si accorge perché De Nicolao è bravissimo sempre in queste situazioni, quasi a nascondersi e poi ad arrivare. Qui intanto storie tese, credo, tra Day e Diouf o Candy, che poi gli si rimette davanti, come a dire, il mio movimento era legale, a meno, se ho interpretato bene. Sorride anche Attilio Caia, e qui Day ancora ha qualcosa da dire agli arbitri, credo sì, sulla spinta di Leonardo Candy. Occhio però, non agitare troppo il can che dorme, perché quello è Austin Day. E infatti, dopo le storie tese con Leonardo Candy, va contro Diouf in post basso, lo fa saltare, si prende il contatto, si prende anche il canestro. Prima giocata della partita di Austin Day, all'Austin Day, che può valere 3 punti per Venezia. E vale il meno 9, potenzialmente meno 8, se Austin Day dovesse segnare questo libro. Lui l'anno scorso, per lui 84% quasi in stagione della lunetta, lo segna e dunque porta sul meno 8 la squadra di coach De Raffaele. Diouf per Leonardo Candy, contro di lui c'è Andrea De Nicolao, uno dei migliori difensori in assoluto del nostro campionato. Strautins riceve in punta, si muove e riceve anche Bryant Crawford, si va poi da Baldirossi, magari vuole l'alto basso con Diouf, no, va dentro lui, appoggia al vetro Filippo Baldirossi, canestro da professore direi dell'ex giocatore di Trento e Virtus Bologna. E palleggio adesso per De Nicolao, che va da Vitali, poi sotto per Martinas e Ciodas. Eccolo qui il nuovo acquisto della Reyer, che alla prima palla toccata con la maglia di Venezia segna il suo primo canestro. Ricordiamo, lui che era assente con la Fortitudo, inizia davvero alla grande la sua esperienza. Lui nato a Kaunas, ex giocatore del Ritas. Qui fallo di Michele Vitali, che si lamenta con l'arbitro, fallo su Leonardo Candy. Anche Ciodas, tra l'altro, come Charalampopoulos, è classe 97. Lo scorso anno per lui 11 punti e quasi 7 rimbalzi di media nel campionato lituano. Baldirossi adesso aumenta di ritmo la difesa di Venezia. Palleggio di Candy contro De Nicolao, c'è Ciodas a contenerlo anche. Qui non vale il canestro di Candy, fallo precedente da parte del nativo di Campo San Piero, ovvero Andrea De Nicolao, che tra l'altro è nato a Campo San Piero, appunto, ed è anche l'unico ex di questa partita. Per lui 2 stagioni a Reggio Emilia, dal 2015 al 2017, totale di 95 partite nelle 2 stagioni a Reggio. Tra l'altro nel 2016 arrivò anche la seconda finale scudetto consecutiva, quella poi persa con Milano. Qui Strautins, tiro da 3 punti sbagliato, rimbalzo però di un presente e attivissimo Baldirossi, che poi si prende anche il fallo di Austin Day. E questo vuol dire 2 tiri liberi, perché aveva appena esaurito il bonus la Reyer, bonus che ha speso anche Reggio Emilia. Mancano d'altronde 20 secondi e 3 decimi alla fine del primo quarto. Qui Caia parla un po' con la panchina. 2 liberi per il nativo di Vignola. Contro il primo, lui che ha tirato lo scorso anno con l'81% in stagione dalla lunetta. Sentite il suo bel respiro profondo sempre prima dei liberi. Libero che può riportare la doppia cifra di vantaggio, non va. Però dopo il tocco del ferro c'è Martinas e Ciodas, che poi porta il pallone oltre la metà campo lui stesso, visto che De Nicolao era seguito come un segugio da Crawford. Ancora Sanders con il pallone, fa secco Candy con una finta, sbaglia però il tiro. Allora Strautins, manca di fatto un secondo alla fine di questo primo quarto, non va il tiro della disperazione di Strautins. Reggio Emilia che comunque chiude un ottimo primo quarto sul 24-15 contro l'Umana Reyer. Davvero un inizio super della squadra di coach Attilio Caia. Qui vedete qualche statistica, 3 su 7 da 3 che era, che però è sbagliato perché è
Sì, no, scusate, 3 su 7 e 7 su 8 da 2 punti. Pardon. E dunque un dato comunque molto alto. E noi siamo pronti per continuare a seguire insieme questa partita che ha ancora 30 minuti intensissimi da vivere insieme su Discovery Plus. Avete visto gli highlights, le migliori giocate del primo quarto che sta vedendo controllare, diciamo così, la Una Hotels Reggio Emilia 24-15 sull'Umana Layer Venezia, pensieroso coach De Raffaele, che sicuramente non è molto soddisfatto dall'inizio della sua squadra, considerando ovviamente il valore dei suoi giocatori, della sua Reyer, che anche quest'anno affronterà l'Eurocup. Nel girone, nel gruppo B, insieme a Virtus Bologna, Valencia, Buduknost e Ulm. Cambiamo un po' la formula della prossima Eurocup. Il secondo quarto di gioco. Palla in mano alla Una Hotels Reggio Emilia. Adesso dunque si riparte con la rimessa per Reggio, con la rimessa di Candy, e primo possesso per Reggio Emilia in questo secondo quarto. Brian Crawford qui con un palleggio un po' rischioso, un po' ballerino, alla fine trova comunque la via del ferro, gli manca il piede d'appoggio per andare ad appoggiare al tabellone. Allora Mitchell Watt, scusate, Sanders per De Nicolao, va sotto da Echodas al suo secondo tiro con Venezia, secondo canestro, e c'è anche il fallo, e dunque i due punti possono diventare tre. Subito un grande impatto di Martinas Echodas, che davvero inizia come meglio non avrebbe potuto la sua esperienza reierina. E va Lunetta con il libero, lui che lo scorso anno nel campionato lituano ha tirato col 68%
dalla lunetta. Sbaglia il libero rimbalzone di Candy, arrivando da dietro. Candy ancora con il pallone, c'è contro di lui Michele Vitali, si va poi da Strautins, marcato strettissimo da Sanders, che alla fine gli scippa anche il pallone. E allora spinge la transizione Sanders, si va da Andrea De Nicolao, lo scarico per Vitali che pensa per un attimo al tiro, alla fine va sotto, dai Ciodas con il semigancio molto ben eseguito, sbaglia però la conclusione, allora Strautins dall'altra parte, De Nicolao si prende lo sfondamento. De Nicolao è un giocatore meraviglioso, lo sappiamo tutti, ma soprattutto sa leggere benissimo queste situazioni. Anche qui, secondo me, questo è fallo in attacco, adesso poi rivediamolo bene. Sì, ero più convinto, diciamo, senza il replay, forse effettivamente non ha preso posizione perfettamente. Forse non era da considerarsi un fallo in attacco, comunque rimane l'intelligenza dal punto di vista difensivo e non solo ovviamente di Andrea De Nicolao, che fa sempre tantissime cose giuste e ben fatte nel corso delle partite, e non è un caso che sia stabilmente alla Reier dal 2017, e in questa società ci rimani davvero se hai tanto tanto talento, hai tanta intelligenza cestistica. Una squadra che ha sempre basi solide anno dopo anno e che ha un nucleo sempre importante di giocatori. Qui fallo, avete visto, di Crawford sull'uscita dai blocchi di Victor Sanders, che ha fatto molto bene lo scorso anno a Trento. Adesso la sua seconda esperienza italiana. Palleggio adesso di De Nicolao, esce ancora Sanders sul blocco di Ciodas. Sanders cerca il pallone un po' pretenzioso in questa situazione, perde un altro pallone la Reier, allora Baldirossi lo scarico poi per Candy, che cerca in qualche modo Hopkins, che però si ritrova il pallone fra le gambe, allora Ciodas spinge il contropiede, Ciodas rischia per un attimo un altro gioco potenziale da tre punti, si dovrà accontentare però dei due liberi che possono riportare a contatto Venezia sul potenziale meno 5. Qui vediamo dopo la palla rubata, va fino in fondo, c'è proprio Hopkins che qui aveva chiesto anche i passi. Cambio intanto per Reggio, esce Filippo Baldirossi, tre punti in 5 minuti e mezzo per lui fino a questo momento. Sbaglia anche questo però e Ciodas 0 su 2 fino a questo momento nella sua partita. Sicuramente, visto anche il 68% già citato prima lo scorso anno nel campionato lituano, non un tiratore impeccabile dalla lunetta. 0 su 3 diventa adesso con questo errore, e poi a rimbalzo ultimo tocco però di Reggio, infatti si arrabbia molto Attilio Caia con la sorte più che con i suoi giocatori, visto che qui ci sono stati diversi tocchi, alla fine l'ultimo è stato proprio un giocatore di Reggio, e quindi extra possesso con 14 secondi per andare al tiro per la Reier. Tonuto rientrato in campo per Austin Day, morbidissimo Austin Day, e con due lampi, diciamo così, è già a quota 6 punti. Qui la gran palla per Candy, dimenticato da Stefano Tonut e in generale dalla difesa della Reier, e quindi si riporta sul più 6 Reggio Emilia. Una furia coach De Raffaele per questo canestro subito. Pallone ancora per Austin Day, dalla situazione, dalla posizione uguale rispetto alla precedente, si va da Ciodas, non c'è fallo, ma la palla rubata da Reggio che corre in 4 contro 1, che diventa 4 contro 2 adesso, e poi si risistema in qualche modo la Reier, però c'è il tiro da 3 punti mandato a bersaglio ancora da Olisevicius, che ha iniziato veramente in maniera incredibile questa partita. 11 punti con 3 su 4 da 3 punti, pazzesco Osvalda Solisevicius, che era appena rientrato in campo. Qui sbaglia il tiro Austin Day dalla media, e allora altra chance di riallungare per Reggio, che già in doppia cifra Olisevicius, per lui 19 punti in 35 minuti contro la Fortitudo.
aveva già iniziato molto bene in lituano. Intanto non è buono il canestro, c'è un fallo precedente ai danni di Justin Johnson alla sua seconda stagione all'Unautels, pardon, mentre qui rivediamo, si era riposizionata bene la difesa di della Reyer, però insomma giustamente in quella situazione poi un buco scoperto ci poteva essere. E allora Olisevičius è andato ancora a bersaglio, 3 su 4 per lui da 3 punti fino a questo momento nella partita. Thompson, scusate, Crawford per ancora Olisevičius, si prende questo tiro, lo sbaglia, ma c'è il fallo di Austin Day. Questo vuol dire 3 tiri liberi per uno scatenato Svaldas Olisevičius. Austin Day non ci sta, dice guardate che io ho toccato il pallone, non è di questo avviso e non sono di questo avviso gli arbitri. È il secondo fallo per il figlio di Darren Day. Non si capisce benissimo da questa inquadratura, forse effettivamente ha toccato il pallone Day, però non è facile da chiarire. Non secondo fallo, scusate, è terzo fallo per Austin Day. E primo libero a segno per Olisevičius. E più 10 ancora per Reggio Emilia, che però può diventare più 12 visto che ha altri due tiri liberi. Il lituano che sbaglia però il secondo, ha parlato anche nel momento del suo arrivo a Reggio Emilia di dei grandi connazionali che hanno vestito precedentemente questa maglia, ovvero Kaukenas, mentre segna il terzo, fa 2 su 3 Kaukenas e Lavrinovic, che gli hanno assolutamente consigliato di accasarsi in Emilia dicendogli che non se ne sarebbe affatto pentito per il calore della gente, per la società di Reggio e per tutto l'ambiente. Qui Mitchell Watt, movimento alla Mitchell Watt e canestro inevitabile per il numero 50, alla Reyer dal 2017, nato a Goodyear in Arizona, e uno sempre uno dei migliori centri del nostro campionato. Chi prova a rispondere all'altro centro della partita, ovvero Hopkins, sbaglia, ma a rimbalzo è presente Reggio Emilia che ne conquista un altro. Olisevičius qui va fino in fondo, parabola che non trova la fine dell'arcobaleno. Rimbalzo di Jeff Brooks, anche lui è entrato in campo insieme a Charalampopoulos e poi Stefano Tonutto, doppio blocco per lui di Watt e Brooks. Ancora Tonutto, alla fine va da l'ex giocatore dell'Olimpia Milano che si gira con la virata, poi scarica per Watt, alla fine De Nicolau si prende questo tiro a 7 secondi dalla fine dei 24. Rimbalzo da parte di Hopkins che prova a spingere la transizione con Crawford, che però decide di rallentare, prova a sfidare in uno contro uno De Nicolau, alla fine va con il tiro appoggiandosi al tabellone. Ultimo tocco è di Charalampopoulos, che aveva anche lasciato uscire il pallone quasi, ma è lui l'ultimo a toccare, mentre rientra in campo Leonardo Candi al posto di Brian Crawford, dentro anche Tariq Philip, che è ancora il leader statistico di Venezia con 8 punti. Adesso ancora il tiro di Olisevičius, subisce un altro fallo, questo dice Charalampopoulos, e andrà in lunetta ancora con due liberi. Eccolo qui il tocco di Charalampopoulos dentro campo anche per Bruno Cerella. Charalampopoulos è a 2 o 3 falli commessi, adesso vediamo, forse sono 3, mentre si aggiorna il dato. E dunque altri due liberi per Olisevičius, dentro il primo, diventano 14 i suoi punti. Sbaglia il secondo, ma ancora un rimbalzo offensivo di Reggio Emilia e Olisevičius viene sfidato da Watt, è lui l'ultimo a toccare con il ginocchio. Gran difesa di Mitchell Watt, che vuol dire palla recuperata per la Reyer. E quinta palla persa per Reggio Emilia, sono 6 invece quelle della Reyer.
Palleggio adesso per Stefano Tolut che va da Jeff Brooks, il palleggio di Tariq Philip che scarica in punta dove c'è Mitchell Watt che se la gioca qui contro Hopkins, il semigancio mancino. Questa è pura pallacanestro, è pura intelligenza e abilità nei movimenti in post basso, porta tutti a scuola Mitchell Watt che compirà 32 anni il 14 di dicembre. Adesso il palleggio e il gran canestro segnato da Stephen Thompson che rientra bene in partita, 5 punti per lui dopo la bomba segnata nel primo quarto. E noi entriamo nella seconda metà del secondo quarto di gioco. Palleggio per Tariq Philip che va fino in fondo, si appoggia con la mancina, sbaglia, ma il tap-in vincente di Mitchell Watt che si è messo in partita nelle ultime azioni. Ed è sicuramente un bene per coach Walter De Raffaele. Si riporta sul meno 8 Venezia. Reggio però sta ancora controllando questa partita. Thompson ha tanto spazio, se lo prende, nuovo più 11 per la squadra di Caia che sta giocando con una continuità offensiva davvero invidiabile. Sono già 8 i punti di Stephen Thompson, impeccabile fino a questo momento, 1 su 2 da 2 e 2 su 2 da 3 punti. Adesso Philip sfrutta il blocco di Jeff Brooks contro Candy che però resta bene su di lui, si va sotto da Mitchell Watt che è da cavalcare assolutamente in questa situazione. Sbaglia però il tiro, probabilmente anche un contatto, si lamenta infatti il numero 50 Ulisevic, gran palla per il backdoor di Thompson che poi con un circle shot, non è possibile quello che ha fatto Stephen Thompson dopo il canestro impossibile dall'altra parte nel primo quarto da parte di Victor Sanders. Risponde così con qualche minuto di ritardo Stephen Thompson Jr., fallo e canestro con un circle shot da paura che può valere 3 punti e può valere soprattutto più 14, mentre lotta anche con una farfalla che gli passeggiava davanti, gli svolazzava davanti. Qui il canestro precedente già di un alto coefficiente di difficoltà insieme a questo, e poi io spero ci facciano rivedere il prima possibile quello che gli ha consentito di andare in lunetta con libero supplementare che segna e vale il più 14. Mancano 3 minuti e mezzo, poco più, per chiudere il secondo quarto. Stephen Thompson, protagonista delle ultime 3 azioni di Reggio, per lui 8 punti in fila. Qui intanto piede, no scusate, 7 punti in fila. Qui guardate, impossibile, impossibile, senza l'aiuto del tabellone. L'ha lanciata, ha lanciato una preghiera in aria. E visto che abbiamo già parlato di Dei del Basket, questa l'hanno letteralmente spinta giù con un bacio dall'Olimpo della pallacanestro. Pazzesca giocata, questa andrà nella top 5, se non top 3 della Supercoppa. Qui Candy tiene in campo il pallone ma si dispera perché di fatto lo regala a Mitchell Watt che poi subisce il fallo di Justin Johnson e andrà in lunetta con i 2 tiri liberi. Qui guardate, non riesce a trovare il canestro Philip, alla fine la palla rimane lì, Candy non si vede bene in questa inquadratura ma per salvare il pallone lo regala a Mitchell Watt e potrebbe costare 2 punti se Mitchell Watt dovesse fare 2 su 2 dalla lunetta. Mentre da indicazioni coach Attilio Caia, dentro il primo per il prodotto di Buffalo University dove è uscito nel 2012, poi diverse esperienze in Europa all'Apoel Gilboa, all'Alba Berlino in Germania, a Caserta poi in Italia nel 16-17, quindi la chiamata dalla Rayer Venezia dove ha vinto subito una FIBA Europe Cup nel 2018 e poi lo scudetto del 2019 insieme ovviamente alla Coppa Italia 2020. Adesso palleggio per Leonardo Candy, si muove e riceve in angolo Olisevicius che poi cerca l'alto basso con Thompson dopo il blocco. Situazione di piede di Tonut che vuol dire 14 secondi ancora per l'azione reggiana, a 3 minuti un secondo in meno per chiudere il secondo quarto. Leonardo Candy si muove per ricevere Diouf che poi torna in end-off dal suo playmaker, palleggio dietro la schiena e doppio blocco di Diouf. Alla fine c'è il tiro di Leonardo Candy, sbagliato rimbalzo però Diouf che riesce anche a tenerlo, poi sbaglia però un passaggio che sembrava semplicissimo. Lisevicius, primo errore
vero della sua partita. Sanders intanto dall'altra parte con il pallone per Watt, che vuole portarsi a scuola anche Diouf. Ce la fa, perché quello è Mitchell Watt, semigancio con la mano mancina. Diouf sconsolato torna in panchina, ma qui Kaya ha veramente poco da rimproverare al suo lungo classe 2001, che ha ancora tanta polvere da mangiare, come si direbbe, per arrivare, come è ovvio che sia, visto che parliamo di un classe 2001 che compirà tra l'altro fra tre giorni 20 anni, il 10 settembre. Però insomma, difendere su Mitchell Watt, che tu abbia 20 anni, 15, 50 o 37, non fa tanta differenza, perché Mitchell Watt può fare pressappoco quello che vuole quando ha il pallone, specialmente in post basso. Adesso rivedremo. Sono le giocate di canestro di Mitchell Watt, che si è acceso in questo secondo quarto, ha portato a scuola un po' tutti, Mopkins, poi Diouf. Qui la schiacciata in tap-in, sono 10 punti del prodotto di Buffalo University, con 4 su 6 da 2 punti e 2 su 2 dalla lunetta, oltre a 2 rimbalzi e 2 falli subiti in 12 minuti e 15 secondi in campo, con 10 di valutazione. Eccolo qui Mitchell Watt, colonna portante, una delle colonne portanti della sua Rayer Venezia. Candy adesso sul più 10 per la sua Una Hotels, deve tenere ancora in questi ultimi minuti di secondo quarto per andare al riposo con questo vantaggio, che sarebbe ancora considerevole. Sbaglia però con un airball il tiro Stephen Thompson. Allora altro possesso reierino con Philip, che va da Sanders, si muove e riceve il neo rientrato in campo Valerio Mazzola. Cerca lo split qui Philip, rischia tantissimo, alla fine però trova altri 14 secondi, c'è stato il tocco con il piede da parte di Thompson. Pallone adesso gestito ancora da Tariq Philip, pallone passaggio dietro la schiena per Torut, che non si è ancora praticamente visto in questa partita, e non è fino a questo momento la partita di Stefano Torut. 0 punti adesso anche questa palla persa, abbastanza banale, forse un po' entrato un po' compassato in questa partita il miglior giocatore della scorsa stagione in Serie A. Su di lui tante voci in estate, ma alla fine la permanenza alla Rayer Venezia anche in questa stagione, dove è dal 2015. Intanto Candy commette infrazione di passi, poi storie tese anche con Philip, dopo quello con Watt, passi sesquipedali. Di fatto ne ha fatti almeno 4, se non 5. Dopo aver fermato il palleggio, rientra in campo anche Mitch Vitali per questi ultimi 2 minuti scarsi del secondo quarto di gioco alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove si giocheranno le Final Eight di questa Discovery Plus Supercoppa, visibili ovviamente su Discovery Plus e anche su Eurosport Player. Va fino in fondo Victor Sanders, che non trova la stoppata dell'avversario che stava per arrivare, ma trova un canestro che vale il meno 8, ed è un canestro di voglia e di energia questo di Victor Sanders. 4 punti per lui, che aveva segnato quel canestro praticamente impossibile con il fallo nel primo quarto. Thompson adesso in palleggio, un altro che ha segnato un canestro impossibile fino a questo momento nella partita. End off di Johnson per Candy, che con un crossover cerca poi il tiro a 3 punti sbagliato. Fallo a rimbalzo, credo di Justin Johnson, anzi sono certo sia di Justin Johnson. Reggio Emilia è in bonus e quindi si andrà con i 2 tiri liberi per Mitchell Watt, che non è mai facile in alcun modo da contenere a rimbalzo, e spesso e volentieri bisogna usare le cattive. Fallo che però forse è su Mazzola, sì è su Mazzola, e dunque possibilità quando manca un minuto secco per chiudere la partita, per chiudere il secondo quarto, perdon, possibilità dunque di andare sul
meno 6. Intanto credo che Attilio Caia stia parlando, sia a colloquio fitto con uno dei tre direttori di gara. Non è stato contento dell'ultimo fischio, presumibilmente, mentre Mazzola sbaglia il primo. Reier, che non sta affatto tirando bene i liberi, 3 su 8 adesso con questo errore, che diventa 3 su 9 perché fa 0 su 2 anche Mazzola. È dato sicuramente da aggiustare per la Reier per riuscire a vincere questa partita, che darebbe la leadership solitaria nel gruppo A di questa Discovery Plus Supercoppa. Diouf scambia con Candy, stanno per scadere i 24, Candy tiro impossibile, sbagliato, ultimo tocco credo di Mazzola, no, ha visto però l'arbitro, o forse sì, l'ultimo tocco proprio di Mazzola, live mi sembrava proprio suo, adesso rivediamo, eh sì, perché Diouf, a me non è la migliore inquadratura, ma Diouf sembra non toccarle, quindi è Mazzola che la spinge fuori. E non c'è stato il tocco di Diouf. Qua si spiega anche con De Raffaele, uno degli arbitri. Ah, forse no, perdon, si sta veramente discutendo sul cronometro, perché erano scaduti i 24, la palla, il ferro l'ha scheggiato, ed è quello che chiedevano i giocatori di Venezia, in caso che non avesse scheggiato neanche il ferro sarebbe stata chiaramente infrazione di 24. Un po' di cambi per Reggio Emilia dentro Strautins insieme a Baldi Rossi e a Brian Crawford, che qui riceve subito, sbaglia però il pallone regalandolo al contropiede della Reier con Vitali, Eurostep di Vitali, stoppato, no, fallo di Arthur Strautins, dunque due liberi per Vitali, gran giocata di Mitch Vitali, che non era entrato benissimo in partita questa volta, ma chiude bene il quarto. Qui Caia si lamenta con i suoi giocatori, come avete visto anche nel replay, e poi il grande movimento con lo Eurostep di Mitch Vitali, sbaglia però il tiro libero, questa è una cosa rarissima. Mitch Vitali che tira con l'84, ha tirato con l'84% lo scorso anno nel campionato tedesco, e soprattutto la Reier continua a litigare con i liberi, con questo libero segnato diventa 4 su 11 per la Reier. Intanto incredibile, assurda palla persa di Crawford, e qui Caia si dispera talmente tanto da mettersi quasi a ridere, non è riuscito a salvare. Guardate anche lo sguardo di Strautins con Crawford, che adesso sentiranno le urla di Attilio Caia probabilmente, e questo vuol dire regalare un possesso alla Reier, che poi ha chiamato anche time out, possesso già in zona d'attacco per la Reier sul 40-33 per Reggio Emilia, dunque distacco che può essere un po' rosicchiato dalla squadra lagunare in questi ultimi secondi di secondo quarto. Reggio Emilia che è stata avanti anche di 11 punti, anzi 12 punti in questa partita, anzi dirò di più, di 14 punti, adesso stavo andando a ricontrollare, 40-26, 14 più 14 è il massimo vantaggio di Reggio, che ha giocato davvero due ottimi quarti, poi ha fatto un po' di errori negli ultimi 2-3 minuti di questo quarto. Infatti la Reier piano piano sta tornando, anche perché la Reier sta trovando un po' di fiducia specialmente da Mitchell Watt, che in un battito di ciglia ha messo a segno 10 punti con 4 su 6 da 2 punti e 2 su 2 ai liberi, oltre a 2 rimbalzi. E qui la rimessa per la Reier con 14 secondi, visto che ha chiamato il time out De Raffaele per andare al tiro. Mitchell Watt contro Diouf, se la gioca ancora Watt, ancora il semigancio, ancora canestro, Mitchell Watt, pazzesco, Mitchell Watt, canestro di una bellezza
abbacinante, 6 secondi per chiudere il secondo quarto, più 5 per Reggio che ha la palla in mano, cerca in qualche modo Lisiewicz di andare fino in fondo, viene cancellato da Mitchell Watt, protagonista assoluto di questo quarto per la Reyer, 12 punti e la stoppata che chiude il secondo quarto. Reyer che dopo essere stata sotto di 14 adesso è sotto di 5 con un parziale di 9-0, davvero super. Reyer che è sicuramente anche profonda, più profonda rispetto a Reggio, quindi può guardare, visto anche come ha giocato questi ultimi minuti di secondo quarto, può guardare al resto della partita con un sorriso e un pensiero positivo. Prima partita tra Caio e Raffaele, che ricordo si stimano moltissimo, che hanno parlato anche prima di questa partita di quanto si stimino e a livello professionale e a livello personale. La prima volta per loro contro l'allenatore è stata il 27 dicembre del 2016, una sfida fra Reyer Venezia e Varese, 73-60 finì quella partita in favore della squadra di Walter De Raffaele, nato a Livorno nel 68, poi come head coach anche a Reggio Calabria nel 2005, Casal Pusterlengo, Pavia dal 2008 al 2010, poi la stagione a Verona che comprò quell'anno proprio i diritti di Pavia in A2 e poi Venezia dove è dal 2011, 5 anni come assistente e adesso 5 anni come capo allenatore. Si è parlato di lui anche per una eventuale panchina azzurra, diciamo che dopo i risultati di Meo Sacchetti e al preolimpico e alle stesse Olimpiadi, poi con la prospettiva e il rinnovo di contratto arrivato fino al 2022, quindi fino agli europei che si giocheranno l'anno prossimo, ricordiamo anche un girone si giocherà in Italia a Milano al Forum, girone in cui chiaramente è anche l'Italia, diciamo che Meo si è meritato la conferma e dovrebbe stare ancora per qualche anno presumibilmente. Sulla panchina azzurra è ricominciata la partita, è ricominciata con Stefano Tonut che a proposito di nazionale, dove si è messo in mostra in maniera assoluta con la maglia azzurra in estate, segna il suo primo canestro della partita e riporta a meno 3 la Reyer a un solo possesso, quindi di distanza dopo tantissimo tempo. E allora adesso
il palleggio per Thompson, stanno scadendo i 24, scadono anzi i 24 e infatti il fischio arriva prima, non c'è il la possibilità per lui di tirare e quindi rimessa per la Reyer che ha chiuso bene il secondo quarto ma è entrata, sembra essere entrata con la testa giusta anche nel terzo. Sanders qui con un bel ball handling va da Tariq Phillip, poi il pallone in punta per Watt, passaggio rischioso per Phillip che va da Brooks, il tiro a tre punti è sbagliato ma è comunque ben costruito e allora il fallo poi speso da Phillip, secondo fallo della sua partita, come sentite anche dallo speaker che lo annuncia alla Unipol Arena, fallo abbastanza netto con il corpo del giocatore nativo di Brooklyn nel 93, il 10 di agosto, quindi meno di un mese fa, ha compiuto 28 anni. Palleggio adesso per Olisevicius che ha un po' di spazio, va fuori per Thompson, poi Johnson in qualche modo riesce ad andare fino in fondo, sbaglia però il tiro, rimbalzo, Hopkins conquista e segna sbloccando Reggio Emilia e interrompendo un parzialone di Venezia di 11-0 tra gli ultimi 5 minuti quasi del secondo quarto e l'inizio di questo terzo, mentre prova a salire di toni anche la difesa di Varese, scusate, di Reggio Emilia, lapsus freudiano sull'inquadratura di Caglia visto che è legato da ben 4 stagioni complessive a Varese, sbaglia il tiro Tonut e allora altro possesso per Reggio Emilia che adesso sul più 5 vuole provare a rimettere la testa avanti di una notevole distanza, mentre qui sbaglia il tiro Lisevicius, a rimbalzo si lotta, alla fine conquista Tariq Phillip che poi prova a spingere la transizione, arriva Mitchell Watt, arriva anche Jeff Brooks e poi rientra anche Lisevicius in difesa, pallone per Sanders dall'angolo, canestro di Victor Sanders che vale il meno 2 e adesso Venezia è davvero attaccata a questa partita, 7 punti per Sanders, molto efficace fino a questo momento. Tonut rischia la palla recuperata, alla fine Lisevicius va fuori da Justin Johnson, pallone difficile alla fine perso da Hopkins e qui una situazione molto particolare perché c'era probabilmente un fallo di Hopkins su Sanders che poi palleggia fuori e questo è o è fallo o è rimessa per Reggio, quindi diciamo così che alla fine arriva la rimessa per Reggio e si compensa un po' la situazione, quindi Hopkins si risparmia un fallo ma comunque la palla è di Venezia. Jeff Brooks adesso la palla addirittura del possibile potenziale vantaggio per la Reyer o del pareggio in caso di un canestro da 2 punti, palleggio prolungato da parte di Tariq Phillip, si va da Sanders, pensa per un attimo ancora al tiro, alla fine va con il palleggio contro Strautins che resta bene però su di lui, Strautins difende benissimo, alla fine non arriva il tiro, sì però di Mitchell Watt dopo un grandissimo lavoro di Jeff Brooks a mantenere vivo questo pallone, 42 pari adesso e Reyer che ha ripreso questa partita, parziale di 5-0 che però di fatto è un parziale di 16-2 da quando ovvero eravamo sul 40-26 per Reggio Emilia, da quel momento 16 punti per la Reyer, 2 soltanto pochi istanti fa per Reggio Emilia. Qui Candy tira da Opetri, Leonardo Candy da quella posizione, tra l'altro vado a memoria cercando nei miei cassetti della memoria, segnò praticamente da quella posizione uguale un canestro che diede la vittoria alla Fortitudo contro Varese nel 2017, contro Trieste nel 2017 nella semifinale playoff di Serie A2, chiaramente siamo in due contesti piuttosto diversi, qui ultimo tocco è di Leonardo Candy, non c'è quello di Jeff Brooks che intimato da Candy a confessare il reato, però reato secondo Jeff Brooks non è stato commesso. Esce Crawford, intanto rientra Stephen Thompson, dicevo di Candy una situazione diversa visto che quello comunque era una gara 4 di semifinale playoff in Serie A2, Candy che aveva
20 anni, qui tutto solo Jeff Brooks che quasi non crede di avere tutta quella libertà. Meno uno per la squadra di De Raffaele, palla a Candy che ha provato a far girare la sua partita. Per lui 7 punti, mentre c'è il fallo ancora di Tariq Philip, dovrebbe essere il terzo, se non vado errato, sì, è il terzo fallo di del numero 12, al suo posto entra De Nicolau. Qui non comunica bene la difesa reggiana e Jeff Brooks con la porta totalmente sguarnita da un metro non deve fare altro che spingerla in rete se fossimo nel calcio. Ovviamente qui Candy va fino in fondo, si protegge bene, gran canestro di Leonardo Candy, che adesso si è acceso definitivamente, sprona anche i compagni e la panchina mentre entrerà in campo Mohamed Diouf già sul cubo dei cambi. Si va da Mitchell Watt, gran palla per Sanders che subisce un poderoso contatto di Thompson e va per le terre. Poi forse qualcosa anche da dire al suo avversario. Qui la palla di Watt era perfetta, se chiaramente non fosse arrivato quel fallo. Non è il fallo di Thompson, ma è di Stoutis. Poi o di Candy addirittura. Adesso chiedo scusa, ma non ho visto bene chi fosse in quella situazione ad aver commesso il fallo. Fuori Crawford intanto, e rimessa per Mitchell Watt, e si dimenticano ancora un giocatore sotto canestro. La difesa, il difensore, la difesa della reggiana qui intanto prova la tripla a Tonut, non va, sta litigando con il tiro da tre. Tonut 0 su 2 fino a questo momento per lui. Palleggio di Leo Candy, si muove e riceve Arthur Strautins, l'ex giocatore di Varese lettone, classe 98, va fino in fondo. Qui prova ad appoggiarsi al vetro, non ci riesce, però si viene di fatto stoppato dal suo primo ferro in quella situazione che non gli è amico. De Nicolao ha tanto spazio, Diouf lo difende. Qui poi il tocco della palla sul cronometro dei 24, che chiaramente non fa parte della struttura del, o meno, fa parte della struttura ma non fa parte del tabellone. E quindi rimessa dal fondo per Reggio Emilia, quando ridendo e scherzando abbiamo già quasi superato la prima metà di terzo quarto. 5 minuti di terzo quarto che sono volati via con pochissime interruzioni. Palleggio adesso di Strautins che porta lui avanti il pallone. De Nicolao è attaccato, francobollato al corpo di Leonardo Candy, che adesso sfrutta il blocco di Diouf e ha spazio per il tiro. Occhio che è caldo, sbaglia questa volta, a rimbalzo Watt non trova l'appoggio e quindi butta fuori il pallone. Dentro Baldirossi al posto di Justin Johnson, che non ha ancora trovato il canestro. 0 su 2 dal campo per il numero 23 in maglia bianca. Candy riceve e va per il tiro da 3 punti, anzi da 2 punti sarebbe stato, sbaglia. Però altro rimbalzo offensivo di Reggio, se non vado errato il 7° della partita. Candy qui viene fermato da un muro davanti a sé, il muro si chiama Mitchell Watt. Poi fallo da parte di Baldirossi, un pochettino al limite, come chiede anche De Raffaele. Forse si andrà anche a vedere, non lo so, adesso vediamo. Non mi sembra antisportivo, è sicuramente un po' al limite, però credo ci stia assolutamente il fischio come fallo normale. Blocchi e controblocchi, alla fine Watt torna in end-off da Andrea De Nicolao, il palleggio, poi lo scarico per Victor Sanders da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Leonardo Candy, adesso presentissimo nella partita, il più presente nella partita in questa fase. Esce dai blocchi e riceve Stephen Thompson Jr., sfrutta il blocco di Mohamed Diouf, va fino in fondo, non riesce a fare alcunché perché va via in velocità Thompson. L'abbiamo visto anche nel primo tempo, questo è un giocatore dalle armi offensive veramente importanti anche a livello di agilità e velocità, assolutamente da tenere d'occhio in questa stagione. Qui fallo di Leonardo Candy che si aggancia, che abbraccia Mitchell Watt in maniera un po' troppo affettuosa, e Reggio intanto tornata avanti di 5 lunghezze. Qui va ancora fino in fondo
farlo contro Michel Watt non è assolutamente uno scherzo, è uno dei migliori stoppatori del nostro campionato e poi soprattutto è un gigante, però l'agilità, il dinamismo che ha Thompson gli ha permesso di segnare un altro bellissimo canestro fuori proprio. Michel Watt dentro, Austin Day è rimessa in zona d'attacco per la Reyer con 14 secondi per andare al tiro. Gran difesa di Candy su De Nicolao. Si va poi dal rientrante Valerio Mazzola, sotto per l'altro rientrante Martina Sechonas, che qui Chodas, che qui sbaglia però e si fa rubare il pallone da un ottimo Mohamed Diouf. Thompson ancora va fino in fondo, riesce a trovare il fallo, non i due punti ma i due liberi. Sgattaiola via veramente in maniera superba Thompson, che avete sicuramente già visto anche contro la Fortitudo, ma che per chi non avesse visto questa partita, quella partita, insomma, tutte le doti di Stephen Thompson Jr. lo scorso anno alla Stella Azzurra Roma in Serie A2, per lui 21 punti e mezzo di media insieme a 5.4 rimbalzi, 2 assist, il 40% da 3, segna intanto il primo tiro libero, lui che ha tirato lo scorso anno in stagione col 75% dalla lunetta, giocatore davvero molto interessante, nato a Los Angeles e poi prodotto di Oregon State, mentre sbaglia il secondo libero e rimbalzo ancora, rimbalzi rossi, per lui sono 3 rimbalzi offensivi sui 3 rimbalzi totali presi dall'ex giocatore di Trento. Palleggio dietro la schiena intanto per Candy, stanno scadendo i 24, rischia anche i passi, alla fine va da Thompson, tiro impossibile contro Mitch Vitali che poi si lamenta con l'arbitro perché ha cercato, allargando la gamba qui Thompson, di ottenere un fischio arbitrale che a mio avviso giustamente non c'è stato, anzi forse si poteva anche andare col fallo in attacco. Che palla poi di Mitch Vitali che stava per tirare, l'intelligenza di cui parlavo precedentemente di Vitali, qui il 99% delle persone, dei giocatori, si prenderebbe, si sarebbe preso il tiro. Lui invece, nel momento in cui sta per sganciare la bomba, vede Mazzola e con una rapidità incredibile lo serve con il timing perfetto. Intanto fallo di Austin Day, è il quarto della sua partita, era appena rientrato in campo, problemi di falli non da poco per l'ex giocatore degli Spurs. Quarto fallo per Day, cambio modello, però anche rivedendo da questa inquadratura non sembra proprio essere un fallo. Qui guardate la giocata meravigliosa di Vitali, io vado pazzo per questo tipo di giocate perché denotano davvero una intelligenza cestistica fuori dal comune. Non riesce davvero a entrare in partita Austin Day, che ha segnato 6 punti con una super tripla e un gioco da 3 punti dato a fiammate, poi tanti problemi di falli. Intanto 2 tiri liberi perché c'è il fallo su Diouf, occhio però c'è Lampopoulos che è a terra dolorante, speriamo nulla di che, sembra abbastanza dolorante il greco, il fallo di Echodas e poi cade male, c'è Lampopoulos, magari rivediamo meglio da qua, va a lottare, aia, non so esattamente se braccio o aia, caduto malissimo, forse diciamo meglio perché non sembra aver preso nessun tipo di distorsione, nessun tipo di distorsione, ancora direi, a livello proprio muscolare di articolazioni, ma insomma ha preso proprio la botta cadendo, visto che Diouf di fatto l'ha sbilanciato mentre stava cadendo il greco, ha preso una botta alla gamba destra, mi sembra di capire visto dove si tocca, che fa malissimo ma che però teoricamente, speriamo ovviamente, non dovrebbe essere niente di grave, speriamo davvero. Certo è che la partita di Vasilis Charalampopoulos presumibilmente finirà qui, per non rischiare ha preso una botta e la gamba destra, adesso non si sa se coscia, ginocchio o addirittura polpaccio, mentre Diouf ha segnato il primo libero e segna anche il secondo riportando sul più 6 Reggio Emilia. Charalampopoulos davvero molto molto dolorante, ripeto però spero che sia, speriamo che sia soltanto una botta che faccia malissimo adesso, che faccia male magari anche stanotte, domani mattina, ma che poi possa essere soltanto una botta. Qui Mitch Vitali esce dai blocchi, piedi a posto, il canestro del meno 3 dell'ex giocatore di Brescia, che
è entrato definitivamente in partita dopo la gran palla per Mazzola, si è acceso anche Mitch Vitali che non aveva iniziato alla Mitch Vitali, ma con qualche errore di troppo Momo Diouf segna dal gomito e sta mettendo su anche un tiro decisamente notevole il classe 2001, che anche fisicamente è molto più piazzato rispetto allo scorso anno quando era decisamente più gracile, ma ci sta, insomma, neanche 20 anni, che ripeto compirà il 10 settembre, quindi fra tre giorni. È davvero molto dolorante mentre c'è il fallo di Baldi Rossi, come avete visto anche in precedenza. Eh sì, la gamba destra probabilmente, abbiamo visto solo un replay in cui si vedeva bene, ma è caduto proprio secco sulla gamba destra, quindi si spera sia soltanto una botta fortissima. Intanto c'è anche un timeout in campo chiamato dalla Reyer, il primo dei tre timeout disponibili nel secondo tempo, dunque ci sono ancora oltre i tre timeout che può chiamare coach Attilio Cai, ancora 5 timeout da poter chiamare in totale in questa partita che vede avanti ancora il 5-4-4-9 quando manca 1 minuto e 44 per chiudere il terzo e penultimo quarto di questa partita. E, intanto c'era Lampopoulos, ancora sta spiegando un po' allo staff medico l'entità del suo dolore. Qui i tifosi che riempiono per il 35% la Unipol Arena, mentre qui vediamo i leader statistici con Thompson e Lucevicius a 4-14 insieme anche a Mitchell Watt. Sono poi 9 di Leonardo Candy, che si è acceso in questo terzo quarto definitivamente. Dall'altra parte gli 8 di Tariq Phillip, che sono i primi 8 punti della Reyer, poi non ha più segnato il numero 12. Qui rivedete proprio la botta fortissima e secca che ha preso Charalampopoulos, che difficilmente rivedremo in campo visto che è inutile rischiare e le rotazioni di Venezia sono ampiamente in grado di sopperire all'assenza del numero 15. Sbaglia il tiro Stefano Tonut, che non è in giornata per lui. Fino a questo momento 2 punti quelli che hanno aperto il terzo quarto e poco altro per l'MVP della scorsa stagione. Qui ultimo tocco forse di Lucevicius, se ne lamenta Mazzola alla fine, però secondo l'arbitro è lui l'ultimo a toccare e quindi rimessa per Leo Candy. Pallone per Lucevicius, si torna dal numero 7, 6 secondi per chiudere l'azione, se ne accorge forse un po' dopo Candy che va con il tiro, sbaglia, rimbalzo, però c'è il fallo di Momo Diouf che è andato a travolgere Mitch Vitali, che poi si fa anche qualche palleggio con il suo piede destro. Terzo fallo per Diouf, fallo a rimbalzo, quindi ci sarà rimessa. Entrambe le squadre hanno speso il bonus, fuori Momo Diouf, dentro Hopkins, cioè chiaramente intendevo il contratto essendo in bonus ed essendo quello un fallo a rimbalzo. Ci sono ovviamente 2 tiri liberi per l'Umana Reyer, il primo a segno di Mitch Vitali che aveva fatto 0 su 2 in precedenza. Fa 2 su 2 in questa situazione il nativo di Bologna, 1 su 2 aveva fatto, scusate, in precedenza, non 0 su 2. Candy adesso proprio contro Michele Vitali, va da Stephen Thompson, rientrato in campo, Thompson si apre, Candy che ha tutto lo spazio del mondo dall'angolo, sbaglia però la tripla, rimbalzo, si lotta con Lucevicius, alla fine arriva Vitali che serve Stefano Tonut, che poi ci ripensa, va invece con la finta, movimento giordanesco se ce n'è uno, quello di fintare e poi cercare la penetrazione. Qui palla immaginifica di Michele Vitali che vede, sa solo lui come, nell'angolo Andrea De Nicolao che ha tutto lo spazio e segna da 3 punti, la tripla che riporta in parità, perfetta la partita, i primi 3 punti per Andrea De Nicolao, 1 su 3 da 3
per lui, palleggio con 7 secondi di discrepanza fra i due cronometri. Candy va da Hopkins, che riesce a ricevere, riesce a schiacciare facendosi spazio contro Stefano Tonut, e di nuovo in vantaggio Reggio Emilia, 5 secondi per chiudere il quarto. De Nicolà con il palleggio, forse un fallo di Ciodas alla fine, stoppata di Hopkins, fallo, il fallo è del numero 7, quindi di Leonardo Candy, credo su Ciodas. Avevo chiamato fallo di Ciodas, però in questo caso sì, effettivamente Candy da dietro è lui che lo tira e lo spinge, quindi sono, oddio, spinge, lo strattona, poi sicuramente anche Ciodas allarga il braccio, però precedentemente il fallo giustamente è stato fischiato a Candy. Vediamo se riesce a sbloccarsi dalla lunetta. Sì, primo libero a segno per Ciodas, che aveva fatto 0 su 3 in precedenza, diventa dunque 1 su 4, ma resta 1 su 5 con Hopkins che non cerca nemmeno un passaggio veloce, e si va dunque all'ultimo mini intervallo con Reggio Emilia avanti 56 a 55 contro l'Umana Rayer Venezia in questa terza giornata del gruppo A della Discovery Plus Supercoppa dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Qui qualche statistica del match, poi qualche immagine, qualche highlights del terzo quarto, di uno splendido terzo quarto che vi abbiamo raccontato e che stiamo vivendo insieme, e poi ultimi 10 minuti di questa meravigliosa sfida, ancora tutto in equilibrio. Rieccoci da Casalecchio per vivere insieme ai tifosi questi ultimi 10 minuti di una bellissima sfida giocata ad alti ritmi, nonostante sia soltanto la seconda uscita stagionale delle due squadre. Qui i leader statistici Thompson, Olisiewicz e Watt a 14 punti. Olisiewicz guida anche la classifica dei rimbalzi con 8, 3 invece per Ciodas e Watt dalla parte di Venezia. Poi ci sono i 5 assist di Crawford, i 3 di Tonut, che non sta sicuramente giocando da Stefano Tonut, ma che comunque, anche non giocando ai suoi livelli, visto anche il periodo della stagione, ci sta tutto per l'ex, per
l'attuale tuttora MVP della stagione, stagione 2021 di Serie A. Comunque ha dato via ben 3 assist, lui che all'Olimpiade ha chiuso con 26 minuti e 6 di media in campo, il secondo più utilizzato dopo Fontecchio, con anche 10 punti, 2 rimbalzi, 1.5 assist e 10 di valutazione nelle 4 partite giocate a Tokyo dalla nostra nazionale. Davvero un'estate super per Stefano Tonut, con anche il preolimpico da protagonista qui. Non c'è fallo di De Nicolao sul tiro di Stephen Thompson, che ci ha riprovato anche in questa situazione come in precedenza con Mitch Vitali, e quindi rimessa con possibilità di vantaggio per la Reyer, che è stata in vantaggio soltanto pochi secondi all'inizio della gara, quando Tariq Philip segnò il 3-0 con un tiro da 3 punti. Sbaglia Mitch Vitali, che non trova nessun contatto in area, falloso, e allora dall'altra parte in qualche modo perde il pallone Reggio. Vitali dall'altra parte sbaglia l'appoggio al vetro, però c'è Martinez e Ciodas che fa il Gaspar Widmar della situazione. Widmar che ha salutato Venezia proprio in estate, e di fatto Ciodas è l'uomo per sostituirlo, anche lo stesso numero di maglia, il 14. Olicevicius adesso va da Baldirossi, poi il pallone per Thompson, stanno scadendo i 24, lo sa Thompson che va da Hopkins, tiro praticamente impossibile di Hopkins che non va a bersaglio, viene però fischiata l'infrazione di 24 secondi. È arrivato infatti prima del tiro il suono della sirena, escono Candy e proprio Hopkins, che qui si spiega anche con Attilio Caia. Dentro Brian Crawford. Reggio Emilia che chiaramente poi, come ricordato anche in apertura, a Andrea Cincerini fermo ai box dopo la botta immediata contro la Fortitudo dopo 4 minuti alla coscia sinistra, e quindi 2 settimane di stop per lui. Gran palla qui di Tonut per Mitch Vitali in un'azione tutta a tinte azzurre. Sbaglia però il tiro Vitali, e allora palla ancora per Reggio Emilia con la Reyer che è tornata avanti sul tapin di Ciodas per la prima volta dopo i primi secondi di partita. Fuori proprio Vitali, dentro Sanders, dentro anche Justin Johnson, fuori intanto e Ciodas è dentro Watt, come avete sentito anche dallo speaker. E allora rimessa per le mani di Olisevicius, scusate, il pallone poi per Justin Johnson, che prova l'alzata un po' pretenziosa qui per Diouf, poi De Nicolao fa correre Tonut che va fino in fondo. Eccolo qua, anche la giocata personale di Stefano Tonut, time out di Caia, bella botta poi subita da Tonut, non c'è però fischio arbitrale e Venezia adesso è avanti di 3 lunghezze. Pensieroso Cinciarini che sta smaltendo la botta di due giorni fa, che lo terrà in box per, come detto prima, 2 settimane. Qui va fino in fondo e poi effettivamente Diouf colpisce l'ex triestino in pieno volto, e qui vedendo la replay si stava pienamente il potenziale gioco da 3 punti. Adesso Caia ha chiamato il suo primo time out di questo secondo tempo per dare indicazioni a una squadra che negli ultimi minuti è sembrata un po' spenta rispetto anche a quanto abbiamo visto nella prima metà del secondo e in generale nel terzo quarto, poi qualche momento di blackout. Adesso però bisogna rimanere lì, perché contro la Reyer, se hai un momento di blackout a 8 minuti dalla fine con la Reyer che è tornata in vantaggio dopo una rimonta da meno 14, potrebbe non essere facile. Qui le statistiche tanto in grafica, Reggio Emilia che sta dominando comunque rimbalzo 35-20, però ha perso molti più palloni, il doppio rispetto a Venezia, 16 per l'Una Hotels, 8 per l'Umana Reyer, 7 palle recuperate per Venezia rispetto alle 5 di Reggio. E possesso adesso per
Luna Hotels con Arthur Strautins rientrato in campo. C'è e riceve Brian Crawford, si muove tra i blocchi Stephen Thompson che riceve contro Sanders che difende molto bene, alla fine arriva il blocco e l'aiuto di Watt. Olisevicius va con il canestro e sblocca un po' la situazione per Luna Hotels che non aveva ancora trovato il canestro in questo ultimo quarto. Gran canestro di Olisevicius. Palleggio per Tonut. Rayer ancora comunque avanti, pallone di Tonut complicato per Watt che riesce in qualche modo a servire De Nicolao che trova il contatto e i due tiri liberi. Ancora dovuto a parlare con gli arbitri, effettivamente anche in questo caso aveva subito una bella botta, ma non da... non da fischio secondo gli arbitri. Primo libero che non va per De Nicolao. Venezia sta litigando non poco con i liberi, 7 su 16 complessivo per Venezia. Dato veramente strano, dentro il secondo diventa 8 su 17 per la Reyer dalla linea della carità, come viene chiamata in gergo. Pallone adesso per Brian Crawford che cerca di andare fino in fondo. Fallo di De Nicolao. Dopo aver subito il fallo di Crawford nell'azione precedente, adesso commette fallo proprio sul numero 13, nato a Silver Spring nel Maryland il 21 marzo del 1997 e proveniente dalla Juventus Utena, squadra proprio del campionato lituano. Crawford ha affrontato già Echodas negli ultimi 2 anni del campionato lituano. Adesso gran difesa qui di Venezia, pallone che comunque arriva a Diouf che fa saltare Watt che però riesce comunque a stopparlo. Ultimo tocco poi è proprio di Mitchell Watt. Qui Diouf aveva fatto una cosa molto buona, cioè far saltare Watt, però poi non ha approfittato proprio in quel decimo di secondo dell'opportunità di andare al tiro. Guardate qua, lo fa saltare, poi aspetta proprio che Watt torni giù, e se Watt torna giù poi chiaramente può riuscire a stopparti. Sbaglia il tiro qui Reggio, a rimbalzo conquista Tonut che spinge la transizione sul più 2 e palla in mano per la Reyer. Grande qui giocata difensiva, si mette a 3 quarti, Momo Diouf riesce a toccare il pallone prima che Mitchell Watt lo riceva, mentre rientra in campo Tariq Philip che ha segnato 8 punti, che sono stati i primi 8 punti della partita di Venezia. Poi si è fermato il numero 12, qui palla persa di Mazzola che fa infuriare coach De Raffaele, va fino in fondo Strautins, segna e subisce il fallo, ci sarà anche un tiro libero, chiedono il tocco di Diouf che effettivamente ha rischiato tantissimo. Qui De Raffaele si arrabbia molto con Mazzola, anche per, oltre alla palla persa, anche per il fallo. Qui rivediamo Strautins che ruba palla, Mazzola non si era accorto che stava arrivando, poi il fallo è di Sanders, poi Diouf ha rischiato tantissimo perché è andato per toccare quella palla, l'avesse effettivamente, non dovrebbe averla toccata, ma se l'avesse toccata voleva dire che ci sarebbero stati 2 liberi, non 1 e soprattutto non 3 potenziali per Reggio. In questa fase della partita sarebbe stato un bel peccato regalare un potenziale punto. Segna il libero Arthur Strautins e va a quota 3, ha segnato infatti i primi punti della sua partita, l'ex giocatore di Varese. Palleggio per Sanders, Reggio Emilia adesso è tornata avanti a 6 minuti e mezzo dalla fine della partita. Sanders palleggio e errore perché trova le mani di Olisevicius, fa correre qui Strautins la sua squadra, alla fine Olisevicius decide di andare con calma a tornare in end-off da Strautins che è contro Sanders, ha tanto spazio qui Strautins, si prende il tiro da 7 metri e mezzo abbondanti, lo sbaglia però, allora altra chance di tornare avanti per la Reyer quando sono passati i primi 4 minuti di quest'ultimo quarto di questa splendida partita del girone A della Discovery Plus Supercoppa. Watt ancora con il lavoro in post basso, scarico per Brooks, difende molto molto bene Reggio Emilia anche in questa situazione. Alla fine Tonut lo step back laterale sbagliato, rimbalzo di Sanders che però regala un altro pallone. Stanno aumentando vertiginosamente le palle perse di Venezia, sono 11, erano 8
nel finale di terzo quarto, quindi tre palle perse in 4 minuti e mezzo per la squadra di De Raffaele, che è pronto a rimettere in campo Mitch Vitali proprio, penso, per abbassare il dato delle palle perse. Altra palla persa però anche da parte di Reggio Emilia, che va a 17 in questo specifico dato statistico, e quindi ancora Venezia con il pallone. Riceve Philip, c'è il blocco di Mitchell Watt, rimane con lui comunque Thompson, va fino in fondo Tarik Phillips, che trova il fallo di Crawford, scusate, non di Thompson, e quindi due liberi per il nativo di Brooklyn. Rientra Leonardo Candy al posto di Crawford, dentro anche Mitch Vitali, fuori Diouf per Reggio. Vitali al posto di Sanders. Per Sanders 7 punti e 9 di plus, più 9 di plus minus in 19 minuti e mezzo giocati. Primo libero che non va ancora. De Raffaele non sa più cosa fare con la questione liberi, diventa 8 su 18. E primo errore per Philip, 0 su 1. Il primo tiro, sono i suoi primi due liberi della partita. Non va neanche il secondo, 8 su 19 per la Reyer dalla lunetta, è un dato veramente incredibile per una squadra che tendenzialmente non tira affatto male dalla lunetta. Adesso riceve Olisevicius che va fino in fondo, c'è Mitchell Watt, si gira, incredibile canestro di Olisevicius, che ha un arsenale importantissimo a livello offensivo. Sono 18 i suoi punti con 8 rimbalzi e 3 assist, oltre a 3 palle recuperate. Partita potentosa di Olisevicius. Intanto c'è fallo di Candy, dovrebbe essere il quarto dell'ex fortitudino, eh sì, 9 punti e 4 falli, quasi tutti i 9 punti sono arrivati nel terzo quarto, dove Candy si è letteralmente acceso ed è esploso. Adesso la difesa su Philip, Candy però ha 4 falli. Qui c'è lo show di Hopkins, alla fine si va da Green, lo split bellissimo di Philip e fallo di Hopkins, che sa di aver commesso fallo, infatti se ne accusa immediatamente. Reggio Emilia spende il proprio quarto fallo in questo quarto, fallo di Hopkins qui direi abbastanza netto dopo lo split di Philip. Rimessa in posizione d'attacco per Mitch Vitali, esce dai blocchi, ma gran difesa di Candy su Philip, alla fine rischia l'infrazione di 5 secondi, palla persa ancora di Venezia, e allora Candy prova a spingere, ma ragiona giustamente, visto che mancano 4 minuti, 20 secondi, e Reggio Emilia avanti di 3 lunghezze, pallone per Strautins in punta, si muove Thompson, difende bene però Vitali e nega la ricezione al numero 1 del Una Hotels, va fino in fondo e viene stoppato però da Mitchell Watt, qui Arthur Strautins, e allora Austin Day rientrato in campo, anche lui con 4 falli come Candy. 4 palle perse per entrambe le squadre in questo quarto, che sta vedendo tantissimi errori. Riceve Austin Day nella sua posizione contro Strautins, ha fermato già però il palleggio, allora si va da Mitchell Watt contro Hopkins, che è bravissimo a toccargli il pallone e a alla fine recuperarlo, poi Candy da terra, c'è la palla contesa che premia, la palla fermata premia Varese, cioè scusate ancora, è la terza volta che dico Varese, perché Varese non sta giocando questa partita per Venezia. Qui rivediamo palla recuperata, questa è la palla recuperata precedente, qua stiamo vedendo forse tutte le palle perse di questo ultimo quarto, che sono diventate 5 per Venezia, però adesso con questa di Candy fanno 5 per Venezia e 5 per Reggio. Qui vediamo la gran palla recuperata di Hopkins, arriva Candy ad aiutare, poi rimane fermo e palla contesa. E però c'è anche un tecnico che in questa fase della partita non è proprio l'idea del secolo. Tecnico adesso non so se presumibilmente della panchina, di Candino di sicuro, perché aveva 4 falli ed è rimasto in campo, quindi non è suo sicuramente il fallo tecnico. E un punto regalato da Reggio alla Reyer. Philip con il pallone,
scambia con Brooks, arriva il blocco di Watt, alla fine Philip prova la zingarata, va invece fuori da Brooks per Mitch Vitali, si va sotto da Watt che subisce il fallo di Hopkins, aveva anche rischiato di pestare la linea di fondo Mitchell Watt, e Andrea Lunetta con i due liberi perché Luna Hotels aveva speso il quarto fallo in precedenza, poi col tecnico sono diventati 5. E qui fallo di Hopkins che dovrebbe essere al terzo fallo personale. Due liberi per Mitchell Watt, 9 su 20 per la Reier. Dalla lunetta diventa 10 su 21 grazie a questo libero di Mitchell Watt, che sale a 15 punti, secondo miglior marcatore finora della partita dopo Olisiewicz, a quota 18. Per Watt anche 4 rimbalzi, sbaglia il secondo e diventa 10 su 22 il dato dalla lunetta per Venezia. Candy cerca Olisiewicz e lo trova contro Austin Day, arriva Watt a difendere su di lui, poi Hopkins accoppiato su di lui, c'è Austin Day, il pallone fuori per Candy, ha costruito poco qui Reggio, ultimo tocco è di Tarik Philip, 3 secondi, 8 decimi per andare al tiro per la squadra di Attilio Caia, che dovrà trovare dunque una soluzione piuttosto rapida in questa situazione. Ci sarà il blocco, credo, per Olisiewicz di Hopkins. È così, infatti, riceve Olisiewicz, ha tanto spazio, si prende questa tripla e non la manda a bersaglio. Allora possibilità di nuovo vantaggio. Reierino con il palleggio di Tonut che abbassa un po' i ritmi. Doppio blocco di Brooks e di Watt. E nuovo blocco di Watt per liberare Tonut. Si va fuori da Austin Day. No, si va da Tarik Philip che si prende questa tripla e la manda a bersaglio in faccia a Candy. Più due per l'umana Reier. Dopo i primi 8 punti della partita per la Reier, segnati proprio da Tarik Philip, ci sono questi 3, diventano 11 punti della sua partita, non aveva più segnato dal secondo minuto. Questo però è un tiro che pesa tantissimo nell'economia della partita, perché vuol dire più 2 Reier a 2 minuti e 40 secondi scarsi dalla fine della gara, secondo timeout chiamato da coach Attilio Caia. Ghiaccio nelle vene per il numero 12 Reierino, che qui rivediamo il suo primo canestro, che era stato anche il primo canestro della partita, il suo secondo canestro, poi questo è il suo terzo canestro, che questo, dopo questo canestro la Reier era a 8 punti così come lui, poi non ha più segnato, ha segnato questo che ovviamente non decide la partita perché siamo soltanto 6-3-6-5 a 2 minuti e 40 dalla fine, però sicuramente può dare una svolta anche dal punto di vista dell'inerzia. Adesso ci sarà un possesso importante per Reggio Emilia per rimanere, provare a tornare in quantomeno in parità. 11 punti e 2 assist come vedete in grafica per il classe 93, lo scorso anno in Turchia al Tofas Bursa, dove ha affrontato proprio l'umana Reier in Eurocup 2 anni fa. Adesso palleggio di Candy proprio contro Philip, pallone per Justin Johnson, backdoor servito a Thompson, grande movimento di Thompson che vola via alla difesa della Reier. Parità dunque a 2 minuti e 27 secondi dalla fine della partita. Jeff Brooks si muove in punta, arriva anche il blocco di Watt a liberare Tarik Phillips, si va dall'ex giocatore di Milano, poi Day per Tonut. Tonut qui ha un po' di spazio, non si prende il tiro, scarica allora per Phillips, stanno scadendo i 24, non ha costruito un granché qui Venezia, però quello è Stefano Tonut, quella è la mano di Stefano Tonut e anche senza equilibrio possono arrivare 3 punti e così è, più 3 per la Reier. Si accende improvvisamente Stefano Tonut dopo una partita un po' complicata con questo è il suo settimo punto. Candy non riesce a trovare il canestro, ultimo tocco di Mitchell Watt e quindi rimessa con 14 secondi per andare al tiro per Reggio Emilia, che è ancora viva nonostante la batosta della super tripla di un fenomeno, un campione come Stefano Tonut, che qui senza ritmo assolutamente segna un canestro che
lui è uno dei pochi ad avere la licenza di segnare. Rimessa adesso affidata proprio a Leonardo Candy, si muove ovviamente Lucevicius che è cercato dai suoi compagni in questa fase. 18 punti per lui fino a questo momento. Candy non riesce a sistemarsi il pallone per il tiro, allora cerca di muoversi e di trovare un contatto che arriva ed è di Mitchell Watt, che comunque spende un buon fallo visto che Venezia è al terzo di squadra. Ne è ancora uno da spendere, qui sarcasticamente esultano i tifosi di Reggio per un fallo secondo loro arrivato tardivamente contro Mitchell Watt. Qui Justin Johnson, difesa molto bene e rotazioni difensive molto buone di Venezia. Johnson, tiro difficile, sbagliato Hopkins, però lotta, rimbalzo e trova senza l'appoggio del tabellone il canestro che vale il nuovo meno uno. 90 secondi secchi per chiudere la partita, sempre che bastino e sempre che non servano i tempi supplementari. Decimo punto insieme a 8 rimbalzi in 19 minuti per Michael Hopkins. Tonut, qui Hopkins fa lo show, alla fine Tonut se la vede contro Thompson. Tonut ferma il palleggio, va da Watt, tiro difficile sulla sirena dei 24, Mitchell Watt porta sul più 3 nuovamente Venezia. Canestro ancora senza ritmo, dal suo talento la Reyer sta venendo fuori in una partita complicata. Occhio però che talento neanche Candy, sbaglia il tiro a rimbalzo, non riesce incredibilmente Olicevicius a segnare. E adesso, visto che è stato speso anche un fallo che vuol dire due liberi per la Reyer, situazione che può aver spaccato la partita perché a rimbalzo si arrabbia tanto Candy con la sorte, perché qui Olisevicius non si aspettava quasi di ritrovarsi il pallone. Candy con un airball, la palla tocca il tabellone, poi Olisevicius con tanta fretta aveva anche spazio ma è stato tutto talmente veloce che non se n'è accorto, e quindi adesso vuol dire che la Reyer potenzialmente può andare sul più 5 a 54 secondi e mezzo dalla fine della partita. Se due liberi li tira Austin Day, adesso la Reyer ha tirato molto male oggi, ma e invece sbaglia incredibilmente anche Austin Day. Lui era 1 su 1, era l'unico con il 100% dalla lunetta. Diventa 10 su 23 totale per la Reyer, meno del 44%. Adesso vediamo se entra il secondo, va dentro il secondo ed è importante perché da 4 punti, quindi 2 possessi di distanza fra le due squadre, lascia scorrere il pallone Candy per evitare che parta subito il cronometro. Palleggio insistito dell'ex Fortitudino, prestato bene però da Mitch Vitali, si va da Olisevicius che va fino in fondo, alza il pallone per Hopkins, che giocata del duo Olisevicius-Hopkins. E meno 2 ancora per Reggio Emilia, che è viva e vuole tenere vive le speranze. Ci sono 21 secondi di discrepanza fra i due cronometri, 40 secondi per chiudere la partita, 16 per andare al tiro. Il palleggio di Tariq Philip, si apre Day che riceve, pensa per un attimo al tiro, fa saltare Johnson, va fino in fondo e scarica nuovamente per Philip, contro di lui c'è Candy. Philip, tiro impossibile, sbagliato, senza ritmo, e adesso un secondo di discrepanza, qualcosa meno, palla in mano per Reggio Emilia sul meno 2, andrà penso fino alla fine. Anzi no, chiaramente no, perché la Reyer ha 3 falli, questo è il quarto, entra da questo momento in bonus. E quindi adesso vediamo anche la scelta, perché ci sono allenatori, mentre c'è un time out in campo, ci sono allenatori che in questa situazione, quindi parlo in questo caso di De Raffaele, scelgono di andare con il fallo, che vorrebbe dire due liberi, per tenersi comunque l'ultimo possesso. Eventualmente, qui sto ipotizzando ovviamente, non sapendo minimamente la scelta di De Raffaele, Venezia se andasse con un fallo a inizio azione. Adesso ricordiamo che Reggio Emilia l'ha rimessa in attacco con 14 secondi dopo il time out e 19 da giocare sul cronometro della partita, quindi discrepanza di 5 secondi. Venezia con un fallo e due liberi, ipotizziamo che Reggio Emilia segnasse due liberi, si andrebbe sul 71 pari e palla per Venezia. Però onestamente non credo questo si farebbe, chiaramente per evitare un tiro da 3 punti che porterebbe in vantaggio la squadra avversaria, o comunque anche un tiro da 2 che la porterebbe in parità la partita. Quindi due liberi sarebbero anche per mettere pressione agli avversari e sfidarli, diciamo così, per poi avere l'ultimo possesso. Però
adesso vediamo. Jasmin Repeša è un fautore di questa scelta che ho appena detto, mentre qui vediamo le statistiche, i punti di Michel Watt, ovvero quella di fare fallo quando si è sopra di due punti in situazioni di questo tipo. L'ha fatto diverse volte in carriera, anche l'anno scorso con Pesaro. Vediamo se De Raffaele sceglierà per questa soluzione oppure difenderà solamente. Rimessa che ha disegnato Attilio Caia, si libera e riceve Justin Johnson, si va da Stephen Thompson contro Brooks, così ha un primo occhio, difenderà Venezia, difende anche bene, la gran difesa di Tonut vale i passi fischiati a Olisevicius e time out adesso per De Raffaele, che porta la sua squadra in con la rimessa in attacco. E alla fine, dopo tutto quel gran discorso, è arrivata la difesa come immaginavo onestamente da parte della Reyer e l'infrazione di passi. Poi Olisevicius che di fatto non chiude la partita ma la indirizza non poco, un po' lo sconforto da parte dei tifosi reggiani. Che non hanno preso bene forse quest'ultima azione, quest'ultima palla persa. Sono 19 le palle perse della Una Hotels, 13 quelle della Reyer. In quest'ultimo quarto specialmente se ne sono perse veramente tantissime, e da una parte e dall'altra. Adesso vediamo, dunque andrà sicuramente con un fallo Reggio Emilia immediato, e poi viste le percentuali dai liberi della Reyer stasera credo che sia incoraggiante quasi mandarli per la Reggio Emilia, mandare Lunetta a Venezia, però è chiaro che poi quando conta giocatori freddi e di talento Venezia ne è piena, mentre Michel Watt per questa azione offensiva rimane in panchina. Vitali con la rimessa un po' complicata, si va da Tonut che è ovviamente il migliore tiratore liberi e non ha ancora tirato i liberi questa sera, quindi è l'unico che non ha fatto disastri ai liberi, mettiamola così, visto che non ne ha tirati, quindi non ne ha avuto l'occasione. È a 0 su 0 insieme a lui che non hanno tirato i liberi, Ciarella che ha giocato 2 minuti questa sera, Brooks e Charalampopoulos. Poi 0 su 1 per Sanders, 2 su 3 per Day, 0 su 2 per Mazzola, mentre segna il primo Tonut, è un punto importante, ma sarà ancora più importante il secondo, perché potrà di fatto chiudere la partita. Segna il secondo, allora 2 possessi di vantaggio per Venezia, 6 secondi, dove andare il tiro immediatamente. Thompson va invece per la penetrazione, trova i 2 punti. Adesso vediamo, si va da Tonut, 1 secondo per chiudere la partita, fallo di Hopkins, si andrà poi a rivedere credo il cronometro perché ci sono 3 decimi, ma credo ce ne saranno almeno 8 o 9, se non 1 secondo pieno. Se la ridono Justin Johnson e Michel Watt. Segna il primo e quindi riporta sul più 3 Venezia. Non si è guardato il cronometro, quindi mancano 3 decimi. Adesso credo che la partita sia ampiamente chiusa, anche se dovesse sbagliare questo libero, Tonut lo segna e quindi game set and match per Romana Reyer, 71 per Reggio Emilia, 75 per Venezia, che vola al primo posto in solitaria di questo gruppo A della Discovery Plus Supercoppa. Rimane al secondo posto, è al secondo posto invece Reggio Emilia dopo la vittoria con la Fortitudo, a 0 ovviamente la squadra di Repeša, che adesso si vedrà impegnata proprio con Venezia al Paladozza fra 2 giorni. Poi la sfida fra Reggio Emilia e Fortitudo l'11 settembre, quindi fra 4 giorni, poi
il 13 settembre il ritorno di questa sfida, ovvero Venezia contro Reggio Emilia, l'abbraccio fra due ex compagni all'Olimpia Milano come Jeff Brooks e Andrea Cinciarini fino a pochi mesi fa. È tutto dunque dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Abbiamo visto una splendida partita vinta alla fine dall'Umana Reyer, che è stata sotto anche di 14 punti e quindi si prende una bella fetta di qualificazione. Ci sarà però anche il ritorno, ci saranno ancora tutte le partite da vivere insieme su Discovery Plus di questa splendida Supercoppa. Qui le statistiche, qui anche il mio saluto, grazie da Michele Pedrotti, ci sentiamo e ci rivediamo sempre qui su Discovery Plus per il meglio del basket italiano. Ciao, buonanotte.